Questa è la proprietà di Nicola Fiorenza a Siderno. Adesso Nicola Fiorenza non c'è più e si può dire che in qualche modo anche la sua proprietà sia finita o comunque si sia radicalmente trasformata. Qui, proprio qui, quando ero piccolina io, quindi stiamo parlando di un 30 anni fa, c'erano 30-35 anni fa, c'erano due cancelli improvvisati fatti con rete di materasso, due blocchi, due ostruzioni, uno da questo lato e uno da quest'altro. Io quando ero piccolina riuscivo a sgattaiolare di sotto, poi ci si accorge di crescere, di diventare, che il proprio corpo è diventato letteralmente più grosso, più ingombrante, quando non si passa più attraverso le feritoie, le sbarre dei cancelli, ci si accorge di essere improvvisamente cresciuti. E qui tutto lungo tutta questa questo bordo, questo bordo stradale che adesso era asfaltato, prima non lo era, c'era una fittissima siepe di rovi e infatti sono ed era impenetrabile, non si poteva entrare come sto facendo io in questo modo semplice. Infatti i rovi ce ne sono ancora, queste macchie verdoline che vedete sono rovi che vengono periodicamente rasi dalla pulizia che annualmente i proprietari operano su questo terreno, sono diverse migliaia di metri quadri. Un altro, qui non era assolutamente facile camminare, c'era una stradetta, un viottolo che ricordo era semplicemente segnato dai passi, più o meno, forse non credo che se ne ripossano rivedere le tracce, più o meno in questo punto. Si faceva questo arco che arrivava fino alla casetta laggiù che era poi il ricovero del bestiame, infatti c'erano, ci sono ancora, credo, i tubi per l'acqua, per gli abbeveratoi. E lungo questo sentierino che ricavato semplicemente dal calpestio dei piedi c'erano delle pratoline. E io qualcuna la presi e all'epoca in cui avevo ancora acqua nel giardino, queste pratoline si facevano vedere e non crescevano mai molto alte come quelle dei boschi invece, tanto che mi è sempre balenato in testa che potessero essere due specie o cloni diversi. Adesso beh, io questa cosa di botanica non la so. E qui non si poteva passare, c'erano tutte siepi, questi cespuglioni di rovi, anzi a volte io venivo a raccogliere le more per fare, una volta feci la marmellata, una splendida marmellata di more, proprio inglese, libresca, narrativa. E questo è il casolare era. Non ci abitava nessuno, credo, era semplicemente un ricovero per gli animali. Periodicamente, annualmente si può dire, viene dato fuoco dopo che, prudentemente dopo che i proprietari hanno fatto pulire, e qui penso che vi nidificano. Ecco, questi sono i tubi di irrigazione di per abbeverare gli animali. Ecco, dovrebbero vedersi. E queste, lì in fondo ci sono le mangiatoie. Non so che tipo di animali ci fossero. Animali grandi, probabilmente mucche, ma non credo cavalli comunque. E credo che di notte qui ci vengano i pipistrelli. Beh, la proprietà di Nicola Fiorenza aveva un aspetto estremamente diverso.
era proprio un hortus conclusus, era un mondo chiuso a sé stante, non era aperto come è adesso sulle casette, sulle beh, casette, insomma, su questi palazzoni con le taschiere schifose. E qui proprio dove vedete con le mie dita partiva un enorme intrico di alberi di limone, ma erano alberi che erano già stati bruciati o comunque erano già stati tagliati, mezzi distrutti, rimanipolati, perché erano i portinnesti selvatici, erano i limoni spinosi che venivano fuori e con i rovi che entravano dentro, fuori, queste chiome di limoni che si intrecciavano l'una con l'altra, l'intrico era impenetrabile. Io mi portavo la forbice da pota per poterci entrare e c'erano dei magnifici nascondigli creati proprio da casuali spazi tra queste sterpaglie, e proprio delle nicchie dove una bambina scappata di casa per terrore di un'iniezione o di una lezione di matematica si poteva nascondere. Poi certo il tuo corpo diventa più grande, non entri più nel tuo rifugio e non riesci più a trovare il rifugio che avevi trovato quella volta. Io mi ricordo che qui venivo e trovavo ogni volta un posto diverso. Guardate le formiche, che belle, praticamente hanno scavato, e questi sono i residui dei semi dopo l'incendio che loro si sono portate nella tana. Ce ne sono diversi di formicai, hanno fatto quasi un'opera di... Ma anche queste bruciature sembrano quasi un'opera di land art, un burri su prato. E al di là di questo limoneto, che ormai non era più un limoneto, si trovava uno spazio un po' più libero. Per me questa riuscire ad attraversare da una parte all'altra questo limoneto, che poi in profondità ci siamo appena passati, saranno 10 metri, 20 metri di profondità, all'epoca c'era questo spazio un po' più libero, un po' più vuoto, e l'attraversamento per me era come il raggiungimento veramente di una terra promessa, di un mondo oltre il mondo, di un mondo al di fuori del mondo. E poi lì, in quel punto proprio, vediamo, ecco, col mio dito qui si poteva uscire. Si poteva uscire perché c'è e c'è ancora un dosso di terreno dal quale si poteva scavalcare un cancelletto, sempre quello, anche quello improvvisato, fatto con dei pezzi di legno messi inchiodati alla bella e meglio. Qui infatti lo vedete che il terreno è più è coperto dai rovi. Qui si potrebbe fare adeguatamente pulito, insomma, in modo che ci si possa camminare, ci si potrebbe fare una raccolta di more di rovo biologica, organica, perché questi non hanno bisogno di niente, ma ovviamente il mercato richiede frutti più conservabili, insomma, più servevoli, e quindi dubito che poi attecchirebbe un commercio di questo genere, e poi sarebbe molto limitato nel quantitativo. Una volta, credo più o meno in questa zona, io trovai una stalla, un ricovero per gli animali, l'unica costruzione evidentemente antropica che ero riuscita mai a individuare in questa
in questo pezzo di terra, e con dei cannici, insomma, era chiaramente fatta da qualcuno, era stata fatta da qualcuno, ma non c'era nessun animale. E io mi figurai, ebbi la precisa, e sono convinta che quella di notte, ma non tutte le notti, si trasformasse nella reggia delle fate e da lì si potesse passare nel mondo delle fate, perché le fate esistono ed è un dato incontrovertibile, e forse solo i bambini non credono alle fate, ma alcuni adulti sì. E se c'è un posto dove hanno abitato le fate è sicuramente la proprietà di Nicola Fiorenza, 30-35 anni fa, quando io ero piccola. Non so se ci sono ancora, ma credo di sì, perché sì, qui durante la pulizia, durante le operazioni di pulizia, hanno ammucchiato i residui della falciatura, che poi hanno preso fuoco e hanno creato questa sorta di collinetta artificiale che non c'è mai stata, insomma, è una novità abbastanza recente di questi anni. Nel tempo ogni residuo di albero è stato spazzato via, non è rimasto niente, ma c'erano molti tronchi. Per un periodo ci sono stati tronchi dei limoni, prima i limoni, poi gli innesti, i porti innesto dei limoni, poi i limoni potati, poi i tronchi dei limoni, infine non c'è stato più niente. E questi rovi che periodicamente ricrescono vengono rasi. Lì invece c'è una montagna di letame, perché in alto, più in alto, c'è un cavallo. Ma questa non credo che sia imputabile a un solo cavallo, per quanto ben nutrito ci sarà qualche altro cavallo, e qui fanno il compost del letame, penso che comunque venga utilizzato. E poi da lì c'è una stradina che passa in mezzo alle canne e ci sono anche delle querce, e si può ritornare nel mondo civile, nel mondo, si può ritornare in mezzo alle casette di cemento e ai giardinetti anonimi. Da qualche parte in questo punto d'inverno si vedono i gigari, e le foglie di gigaro molto, molto vistose, sempre che non le abbiano distrutte. Certo, così è un... Non ha molto senso questo spazio di terreno, e speriamo che non ci costruiscano sopra, perché sarebbe drammatico per me sarebbe drammatico. E su quel bordo, quella strada non c'era, questa è stata fatta dopo l'alluvione del 2000. Coi soldi dell'alluvione in pratica fecero questa strada, coprendo ulteriormente il tratto di torrente che scorre lungo via delle Magnolie e teoricamente dovrebbe arrivare a mare. E c'erano questi ciuffi di canne, ma proprio delle vere e proprie barriere impenetrabili di canne, non quelle come dire poetiche che ha descritto Montale nei limoni, ma erano delle siepi di canne cattive, aggressive. Ecco, questo credo che sia un residuo del sistema di irrigazione, e questo non sono riuscita a portarselo via. Questo è ancorato, questo secondo me, se viene il tifone, tipo la tormenta quella in Twister,
uno si aggrappa lì e tiene. Quello è un melograno, questo alberello qui è un melograno che secondo me è fatato, anche questo melograno. E io ci portavo i cani per un certo periodo, quando non c'era questo cavallo e non c'erano, insomma, c'era meno sorveglianza. Ci portavo i cani, ne avevo all'epoca solo due, e anche gli uccellini che si posano per beccare i semini che hanno lasciato le formiche. E si facevano delle corse all'impazzata, li facevo entrare da lì, da sopra, da vicino quel casolare. Ecco, lì ci sta il cavallo, qui ci sta il cavallo, io li facevo entrare da sopra, c'è una stradina, o c'era, forse adesso c'è un muro di cemento che è la chiusa. Beh, ma comunque è facilissimo entrare anche da questo lato, è facilissimo entrare, qui non c'era niente, qui c'era questo vallone, e quando ci fu l'alluvione questo vallone straripò e riempì le fondamenta, che all'epoca erano vuote, di quella che sarebbe stata, di quello che sarebbe stato questo edificio qui, no, questo edificio qui, qui, questo edificio qui. Sì, in effetti le costruzioni della proprietà, interne alla proprietà di Nicola Fiorenza, si perdono. Proprio viste nel live view della camera, si perdono nel gigantismo di quello che c'è intorno. Lì c'è il geometra, persino quella orribile conisera, che non mi ricordo come si chiama, araucaria. Sembra, è più alta, spicca. E i miei cani entravano da lì, ci facevamo il percorso fin qui correndo, inseguendo gli uccelli, ecco quanti uccelli, e poi uscivamo, andavamo da queste parti e uscivamo da lì, e lì li riagguinzagliavo e salutavamo altri cani. Quanti uccelli. C'è fauna qui, se non bruciassero ogni anno, ma solo periodicamente quando ce n'è effettivo bisogno, l'ecosistema avrebbe più tempo per rigenerare le sue ferite. Ma è chiaro che bruciano per avere erba fresca, come fanno tutti tutti gli allevatori della zona, e poi bruciando ovviamente il terreno si impoverisce, perché si deposita silicio sulla superficie, si tende tende a diventare calcareo, quindi poco fertile il terreno, e quindi diventa le piante devono essere necessariamente quelle cosiddette pilota, pioniere, si impoverisce l'ecosistema. C'erano delle romulee, culteri qui, qualche fiorellino, qualche bulbetto, qualche cosa di interessante. Ovviamente non c'è più nulla. C'è stato anche un periodo in cui ci venivano a fare il motocross, e io ci tengo tanto a questa proprietà, ma non so che fine farà. Il comune di Siderno dovrebbe averne molta più cura, comunque. Dovremmo averne veramente cura. Per me è bellissima. Ah, ho preso una spina. Comunque è bellissima, è sempre bellissima. Non so se c'è qualcuno che ci tiene più di me a questo pezzo di terra. Quella è casa mia. Questa. Sto aspettando che arrivi a zero. Non mi muovo perché ho questa spina di rovo nel ditone. Sembra proprio l'end art.